Cari amici, anche oggi ci dedichiamo a un argomento di nostro particolare interesse, come voi potete ben immaginare. L'interesse che noi abbiamo è quello sempre, come minimo, di smascherare i rufiani. Oddio, i rufiani sono degli ottimi professionisti, perché c'è il rufiano che vende puttane, ma ci sono anche persone che, soprattutto in certe società, e qui ne fanno testo certe storielle che prima o poi leggeremo, certe società, è vero, fanno da intermediari fra chi si vuole sposare, vuole una brava giovine, e queste persone si incaricano di trovare la brava giovine. C'è una storiella molto bella di una persona che si vuole sposare, chiama l'intermediario gli trova una buona famiglia e con una bella figlia da maritare. E però quello che si vuole sposare dice: sì, io ti pago anche bene, però prima voglio vedere la mia futura sposa nuda. Allora l'intermediario si rivolge alla famiglia della nubenda, riceve l'ok dalla famiglia e il promesso sposo e l'intenzionata a sposarsi va a incontrare questa giovane nuda. Tra l'altro è una consuetudine abbastanza frequente in ogni caso. È anche bene vedere quello che si compra, no? Nella vita, soprattutto i meccanismi. Se non che, appunto, quando il nubendo esce, tutti gli chiedono, i familiari, l'intermediario, tutti gli chiedono, dice: beh, allora com'è? Ah, dice: va benissimo. A me piace moltissimo, solo che non mi piacciono gli occhi. Ecco, è una barzelletta che ci voleva per introdurre questo argomento qui. Qui noi abbiamo, mi auguro che si possa vedere, questo è ricavato da Panorama, si vede il Papa che ha il mondo in mano. L'articolo riguarda le capacità promozionali, che poi contano fino a un certo punto, dello Stato, della città, del Vaticano, che ha una diplomazia veramente eccezionale. Ci risulta, e se no non potrebbe stare in piedi, ci risulta che il Vaticano è il paese che ha il maggior numero di ambasciatori nel mondo. Poi loro lo chiamano in un'altra maniera, sono nunzi apostolici, ma in pratica sono ambasciatori. E sono dei grandi trafficanti, se no non sarebbero dei preti, e se no il Vaticano non sarebbe più presente nella storia del mondo. Non sappiamo che cosa tramano questi ambasciatori, sappiamo che sono presenti anche all'ONU, ma non ci sembra che questi ambasciatori siano così bravi nel prevenire meglio ancora, nel contrastare le guerre. A me non risulta che il Vaticano sia mai riuscito a contrastare una guerra. Detto questo, poi loro poi dicono appunto che loro lo volevano fare, il Papa è molto dispiaciuto che ci sia stata una guerra, eccetera, eccetera. Ma nei fatti non le contrastano, e men che meno il Papato ha mai contrastato. Tra l'altro i vari papi che sono andati a ossequiare i vertici dello Stato di Israele non sono mai riusciti a contenere l'ira israelitica contro i poveri palestinesi, ad esempio. Ma ho semplicemente accennato a queste cose perché deve servire semplicemente come introduzione a un concetto molto importante. Ne seguiranno altri, diremo altre cose, soprattutto in relazione non solo alla presenza sempre più massiccia, perché sempre più la gente parla, soprattutto i bambini ormai parlano, di preti pedofili, ma
ma, e questa è la cosa più interessante, delle giustificazioni che queste persone sono sistematicamente autorizzate a minimizzare e a tirar fuori in relazione appunto alla presenza di questi preti pedofili. Abbiamo qui alcune cose che vi voglio far vedere, ma non è di questo quello che voglio parlare. Qui c'è un articolo della immancabile Lucetta Scaraffia, è intitolato La responsabilità del silenzio, eccolo qua, ed è esattamente l'Osservatore Romano di lunedì, martedì 21-22 novembre 2016. Però noi abbiamo anche quest'altro libro e leggeremo anche questo libro qui, che è un'ottima introduzione a quello che leggerò dopo nel retro di questo importante libro. C'è una scritta che però voglio leggere adesso, preannunciando quello che diremo un'altra volta. Ogni bambino è un progetto sociale e la difesa della sua incolumità è sempre stata e sempre sarà una responsabilità collettiva. Il cortile dell'inferno pedofilo ha i muri bassi. Basterebbe poco a quei fanciulli per alzarsi in piedi e scappare fuori. E basterebbe poco per gli adulti guardare dentro e portar via i bambini. Ma la sottomissione al divino è paralizzante. I bambini devono continuare ad essere le vittime sacrificali sull'altare del potere esercitato con perversione. Ciò detto, veniamo all'articolo di cui voglio parlare. Allora, un relativo scalpore, ma uno scalpore molto minimale rispetto all'entità di questa concessione, chiamiamola concessione. Il Papa avrebbe autorizzato a perdonare chi ha praticato l'aborto. Ora, questo principio fondamentale della lotta contro l'aborto non è un principio moralistico, solo i fessi pensano che sia moralistico, è invece un principio vitale, perché favorire l'aborto significa in sostanza favorire la mortalità di una società. Noi oggi, italiani, siamo vessati da una rarità sempre più terribile di nascite. Ora, se in questa situazione noi accettiamo anche e perdoniamo, cioè l'aborto lo faranno sempre, però un conto è farlo avendo avuto l'autorizzazione per farlo, autorizzazione statale o quant'altro, altro ancora è farlo avendo avuto l'autorizzazione dal Papa stesso. Il che significa, in termini brutali e politici, che il papato, che è molto interessato ad accogliere i migrantes, è altrettanto interessato a vedere con occhio benevolo la riduzione della popolazione di italiani. Questa è la verità. Ora, c'è stato un grande articolo che vi voglio leggere, perché c'è stata la solita battuta che è girata nel mondo, che dice il Papa, una battuta che non significa assolutamente niente, anzi una, oltre a essere una battuta idiota è anche criminale, dice il Papa accettando l'aborto, indulgendo, perché non possono dire cari ragazzi vi invito tutti ad abortire, e non va bene, però quando il Papa incomincia a dire che si può perdonare, allora certe donne che erano propense, ma erano trattenute dalla fede, no? Nella fede religiosa del cattolicesimo, dice ma se me lo permette anche il Papa, allora vado a abortire. È quello che in realtà si vuole, la riduzione della popolazione a favore di un'altra popolazione. Questo lo dico per i nostri amici e per coloro che ancora non ci credono. In che mani siamo? Allora, qui c'è stata appunto questa frase che è girata, no? L'apertura al mondo. Un grande
intellettuale, non direi filosofo, ma intellettuale sicuramente, Claudio Magris, ha scritto un articolo per il Corriere della Sera. Corriere della Sera di mercoledì 23 novembre 2016, cioè ieri. Ovviamente non leggo tutto l'articolo, ma leggo la sostanza dell'articolo. Il sottotitolo è Il Papa e l'aborto. Il titolo, Aprirsi al mondo. Ma chi è il mondo? Domanda di Claudio Magris. Eccolo qui, sul Corriere della Sera. La soppressione di un individuo nelle primissime fasi della sua esistenza è e rimane una colpa grave, ma non è più colpita da scomunica, da cui peraltro non erano e non sono colpiti peccati anche più gravi. Non saprei dire quali, ma insomma. Colpire un bambino, anche se è appena nato, l'hanno detto fino all'altro ieri i preti, ricordiamocelo bene, è colpire una vita umana. Né più né meno che colpire uno di 30 anni, 50 anni o 200 anni. La decisione del pontefice è perfettamente in linea con la dottrina della Chiesa e con lo spirito del cristianesimo, attenzione, quale spirito? Il quale, prima di essere una religione, è un cambiamento della vita. È la promessa e la possibilità di rinascita, di resurrezione non solo di Cristo, ma, cosa non meno importante, dell'uomo, la sua capacità di metanoia, ossia il ricreare la propria vita. Tra l'altro, la tetraritualità della scomunica e della assoluzione speciale solo da parte del vescovo poteva facilmente produrre un'atmosfera angosciosa, atta, poverino, a quanto ci dispiace, angosciosa, atta a provocare non la libertà della rinascita spirituale, quanto piuttosto oscuri e vaghi sensi di colpa, che la Chiesa saggiamente condanna perché li sa legati più a coatte tortuosità psicologiche che non a valori e a sentimenti morali. Ricordiamoci che era prima a creare il senso di colpa per poter poi perdonare, previo pagamento, perché noi sappiamo che esiste una pratica estremamente interessante e che consiste nelle indulgenze. Le indulgenze sono l'acquisizione di un posto in paradiso previo pagamento, come dire, un tale che è entrato in un cinema sovraffollato incontra una persona e gli dice: guarda, ti do 10 euro, vedi di mettere il mio cappello su qualche sedia. È la stessa cosa, praticamente. Quindi vuoi metterti seduto alla destra o alla sinistra di Cristo? Dicono che Cristo siede alla destra del Padre. Dice: ma semmai ti metto seduto vicino allo zio, che forse costa di meno. Dice: ma paghi. Voglio spiegare anche a questi signori che dicono: sì, era una pratica del passato che poi ha creato per ripicca la riforma, ha fatto incazzare gli accordi tra il Papa con un grande finanziere per gestire queste vendite di posti in paradiso, si diceva per poter meglio costruire la fabbrica di San Pietro, e fece incazzare giustamente una persona savia, un frate di quelli tosti, che era appunto quello che ha dato vita alla riforma, e cioè Lutero, Martino Lutero, Martino Campanaro. Poi c'è la canzone fra Martino Campanaro, è ispirata a Martino Lutero, capito? Ecco. Allora, questa faccenda, come dicevo, è una faccenduola che ci lascia sempre piuttosto, come dire, interessati. Come dicevo, l'eventuale commentatore, no, io sto pensando a certi nostri amici che appunto esercitano uno spirito critico molto peloso, nel senso che non
La loro critica arriva fino a un certo punto, ma oltre non riescono ad andare. Quando un tale oggi in qualsiasi paese chiede che venga detta una messa per un proprio caro defunto, lo chiede sempre accompagnando questa richiesta con qualche soldino, non si capisce perché, però si capisce per quale ragione uno debba fare un'offerta. Allora io direi, fai un'offerta, porta 4-5 candele, metti 4-5 candele, mi raccomando, non acquistate direttamente in chiesa, ma acquistate nel negozio di ferramenta che ti vende le candele. È molto più interessante, dai dei soldi a un lavoratore e non lo dai a uno sfaccendato. Questo per dire che il sistema fondamentale che noi vorremmo stigmatizzare, ma che fece incazzare a morte Martin Luther.